Grazie Presidente, condivido le sue parole e quindi ci associamo anche noi come Giunta e come amministrazione al cordoglio di tutte le persone che lei ha citato, oltre a tutte le persone, tantissime, forse anche più di quelle che danno i dati ufficiali di morte da Covid-19. Anche quest'Aula non può non ricordare la persona che più di ogni altro ha unito i napoletani di tutto il mondo, non solo della nostra città, che è Diego Armando Maradona, il Pibe d'Oro. Il profluvio di testimonianze un minuto dopo dalla sua morte testimoniano la potenza di quest'uomo, non solo di questo calciatore. Noi abbiamo deciso in questi giorni, perché il tempo non è una variabile neutra, già di mettere in campo una serie di iniziative. Però ritengo fortemente che una figura come Diego non può che essere ricordata dall'intero Consiglio Comunale. Quindi già adesso vorrei anticipare una mia proposta, è quella di dedicare, magari nella giornata del 18 dicembre o comunque quella che il Consiglio riterrà la settimana prossima, non oltre, una seduta monotematica del Consiglio Comunale, aperta anche alle persone che hanno vissuto insieme a Diego. L'intitolazione dello stadio, che oggi ufficialmente nella prima partita casalinga del Napoli in Coppa si chiamerà Stadio Diego Armando Maradona, è un'emozione che supera la tristezza della sua morte, perché la morte terrena c'è stata, ma il mito e la leggenda sono immortali. Per noi è importante in questo momento così difficile per la pandemia sanitaria, sociale ed economica, aver visto come una persona attraverso il pallone e non solo abbia saputo donare lacrime di felicità, gioia, commozione, emozione a intere generazioni. E non è solo il Maradona calciatore, lo voglio dire in questo breve ricordo, che a mio avviso Maradona va amato e non va giudicato. E forse è amato così tanto anche per le sue debolezze, per le sue fragilità, anche per i suoi errori, che non lo hanno aiutato nella sua carriera calcistica, l'hanno danneggiato. Quindi credo che i napoletani lo hanno amato perché lui è stato uno di noi, uno del popolo, uno che ha saputo, attraverso l'amore per Napoli e non solo per la società, riscattare un popolo negli anni del dopoterremoto, in quegli anni in cui i napoletani si aggrappavano a figure come Maradona, Pino Daniele, Massimo Troisi, che non ci sono più, questo tridente favoloso della nostra città, ma Maradona ha rappresentato sicuramente quella figura che io ho amato, di persone che non è mai andato a braccetto con il potere, anzi ha deciso di non scegliere il potere e scegliere Napoli, che era l'antipotere. Quindi mi fermo qua, perché ovviamente l'esortazione del Presidente la condivido di essere brevi in una giornata così importante. Abbiamo voluto anche interrompere qualsiasi intestazione formale di lapidi sullo stadio, di mettere, come dire, insegne, perché lo vorremmo fare insieme al popolo, insieme al Consiglio Comunale. Quindi nel ricordare Diego Armando Maradona con questo minuto di silenzio nell'aula che rappresenta la città di Napoli e quindi attraverso la città i napoletani di tutto il mondo, propongo, Presidente, di poter appunto avere nel più breve tempo possibile una seduta monotematica del Consiglio dedicata al mito e alla leggenda di tutti i tempi, il più grande calciatore che la storia del calcio abbia avuto, che per fortuna l'abbiamo avuto noi a Napoli, Diego Armando Maradona.
Grazie. Abbiamo...